Janeiro ci fa un baffo, no, magari no, però Venezia sì, ce lo fa un baffo, perché vi racconto subito, per questa puntata di Vi Come Viaggi sono in compagnia di Ruben Santopietro, fondatore di Marketing Italia, dalla quale è nata come costola l'iniziativa Visit Naples. Dall'altro lato ho Massimiliano Marcucci, che è il direttore artistico dell'evento di cui vogliamo parlarvi. Ma facciamo prima un passo indietro, raccontiamovi prima del grande successo che Visit Naples sta avendo, Ruben, con una serie di iniziative che a noi napoletani sembrano straordinarie, ma che nelle altre città, non necessariamente capitali d'Europa, già sono vecchie bacucche. Mi riferisco per esempio al successo di Napoli Pass. Sì, grazie Serena. Napoli Pass in effetti è un qualcosa che abbiamo lanciato ad agosto, è un pass turistico che si trova insomma in tutte le capitali più turistiche, a vocazione turistica al mondo, e oggi il Naples Pass è qualcosa che da agosto ad oggi stiamo vendendo un po' in tutto il mondo. È un grande progetto, in effetti è una card turistica che facilita l'esperienza di viaggio del turista. Abbiamo chiuso accordi con JSAC, quindi l'aeroporto di Capo Chino, il progetto è patrocinato moralmente dal Comune di Napoli, abbiamo tanti partner all'interno, dal Consort Taxi fino anche a SNAB, che è il nostro partner, elargisce degli sconti a tutti i possessori. Insomma, siamo felici perché... Naturalmente il progetto Napoli Pass deve crescere, crescerà sempre di più, funzionerà come London Pass, no? Immagino, quindi con musei e quant'altro, ma adesso veniamo al motivo di questo incontro. A parte la considerazione, guardate che meraviglia, noi siamo all'interno della Galleria Umberto a Napoli e ancora ci fa un baffo a noi la Galleria di Milano. È più bella la nostra. Viva l'obiettività, Massimiliano. Beh, cioè noi amiamo le nostre cose. Certo. Allora, in questa ottica, Ruben, parto da lui che è il direttore artistico di questo carnevale settecentesco napoletano. Voi vi siete inventati, questo è il terzo anno consecutivo, un evento che sia da incoming per i turisti che vogliono partecipare ad un evento così suggestivo, che anche un momento di svago per i napoletani. In che cosa consiste? Consiste in una festa grassa di divertimento per far incontrare i cittadini con i viaggiatori che sono in transito a Napoli. E questo sarà il terzo anno, la terza edizione, e quest'anno abbiamo pensato di organizzarlo al Teatro Neposillipo per far sì che ci sia una trasposizione artistica del Gran Ballo. Quest'anno utilizzeremo dei dispositivi digitali per far fare alle persone un viaggio nel tempo. Le scenografie cambieranno in ogni spettacolo e ci sarà proprio un viaggio nel Settecento. Wow, assolutamente straordinario, ma i cittadini e i turisti saranno protagonisti, quindi dovranno avere un dress code particolare, immagino. Dacci qualche dettaglio. Assolutamente, è tra virgolette obbligatorio, in effetti, l'abito settecentesco. Questo è il terzo anno che lo organizziamo, i due anni precedenti credo stiano girando le immagini. Sì, sono, certo. Sono stati un qualcosa di straordinario, veramente un'emozione per chiunque ci abbia partecipato, perché è veramente stato come trovarsi all'interno di una festa aristocratica di Napoli del Settecento. Perché Serena, questa è una piccola curiosità, oggi noi siamo abituati all'idea di festeggiare il carnevale quindi andando eventualmente a Venezia, no? Questo è un qualcosa che nel Settecento non esisteva assolutamente. Il carnevale era una festa ben radicata nell'aristocrazia napoletana, era impensabile a quel tempo andare a Venezia, ma il carnevale in maschera si teneva nelle case e nei luoghi aristocratici napoletani, quindi abbiamo un po' ripescato, certo, questa tradizione abbandonata e le abbiamo ridato vita. Allora, io ti ringrazio moltissimo anche per le immagini. Come fare a partecipare collegandosi al vostro sito? Sì, o sulla pagina Travellers in Sitio, su Visit Naples c'è l'evento ufficiale con tutte le info per la partecipazione. Massimiliano, quanti cittadini stranieri o napoletani vi aspettate? Noi abbiamo un party a numero chiuso, e sono solo 700 invitati, con l'obbligo dell'abito storico. Certo. Oppure quest'anno abbiamo messo una piccola novità, se le persone non vogliono indossare l'abito storico possono venire in
in abito lungo con la mascherina alle donne oppure in smoking con la mascherina agli uomini. Serena, se posso aggiungere, Marinella, Maurizio Marinella è partner ufficiale dell'evento e in effetti alle tre coppie che verranno vestite con il miglior abito ci sarà una giuria artistica che definirà durante l'evento il miglior abito e i vincitori vinceranno i nuovi profumi Marinella, sia uomo sia donna. Meraviglia, sai che faccio? Venite. Voi vi continuate a guardare Vi come viaggi, io vado in uno dei numerosi laboratori teatrali, qui ci sarebbe poi tutto un altro discorso da aprire, ma sarebbe troppo lungo, a noleggiare un abito settecentesco, perché io alla festa ci vado, ci vediamo lì? Mai stati a Cuba? Nemmeno con la fantasia? Dopo il fantastico esordio a Roma, dove ha effettuato 74 spettacoli sold out in 2 mesi di permanenza, con più di 250.000 spettatori, e dopo aver messo in scena addirittura una rappresentazione speciale nella Sala Nervi il 2 gennaio scorso per Papa Francesco, a Napoli arriva per la prima volta il fantastico spettacolo Cir Cuba, che mescola danza, folklore, arti circensi, sulle melodie della rumba, del merengue, cha-cha-cha e salsa. Insomma, un grande show, solare, allegro, divertente, soprattutto ritmato e poi adatto a tutta la famiglia. Il circo cubano è quasi un invito alla gioia, un rimedio allo stress quotidiano. Pensate, nel 1968 Fidel Castro nazionalizzò il mondo del circo, inaugurando così il primo spettacolo itinerante con artisti che si erano formati nelle varie palestre che successivamente poi sono diventate delle vere e proprie scuole riconosciute a livello internazionale. Un modo questo, come sostiene e sottolinea il Ministero della Cultura di Cuba, che tende a far conoscere l'immenso valore culturale e la disciplina circense, musicale e di danza che questo paese caraibico ha. Per lo spettacolo Cir Cuba sono stati selezionati una cinquantina di artisti dalla più famosa scuola di circo di La Habana. Tutti condividono il palcoscenico sotto il tendone con l'invito rivolto al pubblico di celebrare con gioia e buon umore l'ingresso immaginario in questa isola ricca di allegria, bella gente, bellezze naturali e conosciuta in tutto il mondo per il mare, i suoi palazzi colorati, le sue auto un po' particolari, ma anche forse soprattutto per la sua musica. Cir Cuba resterà a Napoli fino al 24 marzo. Pronti a lasciarvi travolgere dai ritmi caraibici? Arrivederci da Aeroporto Internazionale di Napoli.